Siete pronti? Sì, allora cominciate. Via, un minuto di rivoluzione, da adesso. Fine. Ascolta, un minuto è un minuto, non come agli stadi. Mi viene una sola considerazione da fare. Qualsiasi cosa gli italiani comincino, finisce prima. E io non voglio entrare in merito alle vostre scelte, come l'avete vissuta, quello che avete deciso di fare. Non voglio sindacare. Voglio sapere, siete stanchi? Sudati? Effetti collaterali? Eppure? Complimenti. Abbiamo fatto strada, non siamo più dove eravamo un minuto fa. Abbiamo fatto per l'esattezza 1800 chilometri di rivoluzione intorno al Sole, l'unica rivoluzione permanente che evidentemente questo pianeta si possa permettere. Vi avviso che prima della fine della serata, qui di chilometri insieme, se ne fanno e parecchi, faremo insieme almeno 260, forse 280.000 chilometri, tempo uguale spazio. Sempre meno di quelli che fa un neutrino in un secondo nel tunnel del Gran Sasso, anche rallentato. Sarà tempo-spazio con Galileo. Sì, ma il resto di quello che io faccio, voi lo scoprirete tra poco, perché io adesso me ne andrò da qui, infilerò un tunnel autostradale, attraverserò la montagna, imboccherò il tunnel dalla direzione opposta e il resto di quello che vi voglio raccontare lo farò da sottoterra, 1400 metri sotto la vetta del Gran Sasso, dall'aula Fermi alla sala B dei laboratori nazionali del Gran Sasso. A tra poco. Thank you.
Dialogo del signor Galileo Galilei Linceo sopra due massimi sistemi. È per questo che è andato nei guai, non per il cannocchiale, per un libro. È per questo che quel giorno di giugno, il 22 dell'anno 33 del 600, con una candela in mano nella sinistra e la Sacra Scrittura nella destra, in ginocchio, con una tunica bianca e nient'altro addosso, Galileo ha dovuto abiurare a tutto quel che aveva fatto. Questa è la copertina del libro, e questa la figura. Non si vedeva, bisognava comprarlo, aprirlo il libro, era dentro. Se non la vedete, da in fondo ve la racconto. Vabbè, sono tre figure, tre personaggi. Due da là e uno di qua, contrapposti. Allora, il primo laggiù, di spalle, autorevole, barba lunga, calvo, di spalle, è Aristotele. Quello con cui parla, col turbante in testa, lo fermerebbero ai check-in. È Tolomeo, l'alessandrino. Tra uno e l'altro ci sono 500 anni, ma questi due parla tranquillamente. Anche questo di qua è astronomo. Piccolo strumento astronomico, mano sinistra. Segni, vestito, cappello, lo identificano. Questo è Niccolò Copernico, il polacco. Ma Copernico era magro. Copernico, niente barba. Mento appuntito. Copernico, capelli a caschetto. Questo qua, c'ha la panza, la barbazza. È Pelà. Non è lui. No, è Galileo Galilei che si è messo i panni di Copernico. Perché? Perché che piace? Perché il senso della sfida è questo. Noi di qua, io Copernico, voi di là. Io qui. Stasera dovrei parlare di questo. Ma come? Allora voglio vederci chiaro. Sulla mano quelli che ha fatto il classico. Dai, bravo. Altri del classico, possibile. In tutta la prima fila solo uno del classico. Di solito il classico finisce sempre in prima fila in questi casi. Tu sei l'unica. Tu cosa hai fatto? Scientifico come me, collega, non serve a niente, caro, ci han fregato. Ti ricordi qualcosa dello scientifico? Sì. Ti è stato utile nella vita? Sì? Sì? Non sarei mica professore? L'hai finito almeno lo scientifico? Sei laureato anche dopo? Ma sembri tanto giovane tu. Hai fatto il fisico? Sei qua dentro a lavorare? Sì. Oh, santo Dio, che ho beccato. Come ti chiami di nome? Stefano. E tu? Martina. Tu il classico, anche tu lavori qua? Ah, no, dice io qua no, per carità, all'università, io non mi... Tu hai fatto lo scientifico davvero, Stefano, hai detto, vieni qua, dammi una mano, perché non mi fido di questi... Quanti ce n'è del classico dietro? Quanti? Guarda, ancora, 2, 3, 4, e basta, 5. Allora, lo spettacolo di stasera si intitola Itis Galileo, che sta per Istituto Tecnico Industriale, come dire che io la prendo più bassa, e quelli del classico, che sa già tutto, muti stasera, muti, va bene? Tu dammi una mano, vieni qua, perché di questi del classico non mi fido tanto. Quelli che non hanno alzato la mano su niente, tu cosa hai fatto? Hai fatto altre cose, Tu? Ragioneria, beata ignoranza, mai fatto filosofia in vita tua. Vedi, c'è qualcuno dell'ITIS veramente qui? Eccoli, è il momento, è il loro riscatto. Vieni qua. Allora, ascolta, adesso noi facciamo al microfono, provi a leggere. No, mettiti davanti al microfono. Hai fatto lo scientifico, sai da che lato si usa il microfono? No, allora, questa roba qua è un riassuntino di filosofia a uso di quelli dell'ITIS che non l'hanno mai fatta, ma anche a noi dello scientifico non fa male, un ripassino. Facciamo tutto Platone, tutto Aristotele in 4 minuti. Vabbè. Ah, che? Cosa ride? Si è anche tolta il casco, guarda, per ridere meglio si è tolta il casco. Allora, lo spettacolo di stasera si intitola così, quello che legge lui all'inizio, noi ci campiamo tutta la serata, vabbè? Per cui stai attento, fai un bignami, leggi. Nel Timeo, Platone descrive la costruzione dell'universo. Senti, da parte come legge bene uno scientifico. Vai. Mi piace, vai. Divinità. Divinità, il demiurgo è la divinità.
Questo sì. Parte degli elementi. Parte dagli elementi. Ah, ma vabbè, dagli... ma è un piccolo. Sì, lo so, è scritto a mano. Dagli elementi geometrici più semplici, i triangoli, e combinandoli in vario modo costruisce i cinque poliedri regolari, gli unici possibili. E fin qua ha ragione Platone. Vai. Geometria proprio. A ognuno di questi associa uno dei quattro elementi: acqua, terra, aria, fuoco. Sì. Al quinto, il dodecaedro. Vai più vicino al microfono e tieni il foglio più avanti. Associa l'universo. Oh. Il tutto. Ok. E fine. Platone fatto. E non ci si torna. Siamo alla scuola delle tre I, Platone alla P, quando ci arrivi? Dai, andiamo avanti. Aristotele, a differenza del suo maestro Platone, parte dal cerchio come elemento primo. È più semplice e descrive l'universo come un insieme di sfere concentriche. La Terra sferica è al centro e la sua sfera arriva all'aria fin sotto la Luna. Le altre sfere solide corrispondono ai pianeti, l'ultimo alle stelle fisse. L'ultimo. Allora, in sintesi, per Platone l'universo è formato a partire da triangoli, per Aristotele a partire da cerchi. Dovendoti scegliere un universo personale, cerchi o triangoli? Cerchi. Aristotelico mi sei, vedi? E voi cerchi o triangoli? Eh? Non sento, di parlare un po' più forte. Cerchi, tutti. C'è qualche triangolo? Uno, due, ce n'è. Due, quattro, sei, sette di là, otto. Tu indichi lui, ma non. No. Insomma, ce n'è, qualcuno ce n'è, però è sempre minoranza, benché stasera, più del solito vi dico, perché di solito proprio, d'altra parte, non ha fortuna. Cioè, l'idea di Platone non sfonda in Italia, del resto anche il grande filosofo Zero diceva il triangolo no, non lo posso considerare. E non è una discussione sulla grandezza di Platone, va bene? Perché la questione è questa, guardate, per Galileo Platone qui non c'è. È un fatto personale tra lui e Aristotele e Tolomeo, che non è manco filosofo, è astronomo. L'astronomo all'epoca contava come il due di picche, però c'è astronomo. Ti ricordi qualcosa di Tolomeo al liceo? Tu? Io no. Mi ricordo perché l'ho rivisto. Cioè l'hai rivisto dopo? Sì, ah, l'hai incontrato. Siamo molto amici, parenti. C'è un'ambulanza fuori se dopo hai bisogno, tranquillo, sai? No, perché Tolomeo l'Alessandrino non si studia normalmente a scuola, a meno che uno non abbia delle visioni, appunto, e lo può incontrare e conoscere. E non si legge nemmeno. Tu l'hai letto? No. No, probabilmente no. Cioè, sei a disagio? No. Ah, ecco. Io stasera devo parlare di un tempo in cui ogni persona che aveva studiato sapeva che la Terra è il centro dell'universo e che sette pianeti gli ruotavano intorno, uno dei quali si chiamava Sole. E questa cosa, per gli uomini di scienza, era talmente assodata da essere indiscutibile. Che faccio? Lo liquido come un mondo impossibile e ridicolo o gli do un po' di credito? E per farlo devo partire da Tolomeo, dalla sua autorità. Voglio dire, il più grande astronomo dell'antichità, la sua visione del mondo è quella che dura di più nella storia dell'umanità e non si legge mai. Allora facciamo uno sforzo, però guarda, lo facciamo fare a una del classico. Sì, dai, sì. Grazie, sai, di questa collaborazione. Vieni qua tu che sei, dici no, che sei dell'università. Studentessa. Vabbè, allora guarda, abbasso il microfono perché ancora devi salire alla sua altezza, ma ci puoi arrivare lo stesso. Prova a leggere questa pagina dal libro di Tolomeo che si chiama Tetrabiblos e che non è un libro di astronomia pura, ma è un libro di astrologia, di oroscopi. Come si faceva all'epoca a separare l'astronomo dall'astrologo? Ma c'è astrologo, e Tolomeo è il più grande anche in questo. Allora io ho pensato che potevamo leggere questa pagina che si intitola Popoli destri e popoli sinistri. Tu prova a vedere se riesci a leggere. Allora, le caratteristiche generali di popoli alle diverse latitudini dipendono dalla loro posizione rispetto all'eclittica. Noi dello scientifico l'eclittica sappiamo cos'è e non dobbiamo dimostrarlo a nessuno.
Quelli che vivono tra l'equatore e il tropico estivo hanno il sole allo zenith e ne sono riarsi. Sì, in arabo sarebbe brusai. Di conseguenza hanno pelle scura, capelli lanosi e crespi, figura contratta, corpo prosciugato dal sole, natura ardente e selvaggia, perché le loro case sono arroventate dal sole. Ecco, Tolomeo si chiede perché sono selvaggi e risponde: è colpa delle case, è colpa dei geometri, insomma. Li chiameremo etiopi. Etiopi. Quelli dei paralleli più alti, con le orse allo zenith, sente la morsa del freddo, vivendo in terre piene di umidità che è nutritiva. I popoli di... lo sapevate che l'umidità è nutritiva? Qua, quando uscite dalla galleria del Gran Sasso stasera che piove, mangiare, che si diventa alti e vichinghi, lo dice Tolomeo. I popoli di queste zone hanno pelle chiara, capelli lisci, figura alta, corpo robusto, natura fredda e selvaggia, perché le loro case sono penetrate dal gelo. È colpa dei geometri, è sempre lì la questione. Li chiameremo sciti. Allora, etiopi e sciti. E poi ci stanno quegli altri, quelli in mezzo. Quelli che stanno dove il sole non incombe lo zenith, ma non è neanche distante, risente di clima variabile. Di conseguenza hanno pelle intermedia, capelli... Lascia perdere i capelli, non ne parliamo dei capelli, l'ho cancellata apposta, vai, vai. Figura intermedia e natura tranquilla, le loro abitazioni sono vicine. Vicine, bene. Tra costoro, in linea di massima, i più meridionali, poiché hanno lo zenith vicino allo zodiaco, sono più portati allo studio delle scienze e delle matematiche. Aspetta un attimo, dove sei nato? A Genova, hai fatto lo scientifico. Io sono nato a Belluno, ho fatto lo scientifico. Tolomeo lo dice chiaro. Se non si è nati sotto Salerno è inutile, matematica non viene. E allora che siamo tutti caciopoli qua? No, no, andiamo avanti. Che succede? No, ignorali, il popolo è lì di sopra. I più orientali, per effetto della natura solare dell'Oriente, saranno dotati di animo più virile. Questa regione è diurna, maschile e destra. Constatiamo che in linea di massima la destra è più vigorosa. Aspetta. Va bene, è normale. Qui hanno detto è normale. D'altra parte basta leggere il giornale di oggi e si capisce. Scusate, chi scrive queste cose si chiama Tolomeo, è il più grande astrologo di tutti i tempi. Vuoi che non sapesse un po' quello che ci sarebbe capitato a noi in questi mesi? Vai, vai, vai avanti. Gli occidentali... Vai. Gli occidentali saranno più delicati, introversi e femminati, perché questa è la regione della luna. L'occidente risulta sempre notturno, femmineo e meno vigoroso, cioè sinistro. Ecco, mi pare che hai fatto abbastanza danni. Prima di finire la carriera ne farei ancora. Grazie a te e grazie a te. Perché? Perché vi ho fatto perdere del tempo per ascoltare Tolomeo? Ma scusate, ci sarà un motivo per cui 500 anni dopo Galileo e Copernico sono milioni le persone che ogni giorno vanno a consultare le stelle fisse di Tolomeo per farsi un oroscopo come se Galileo e Copernico non fossero manco passati? Perché lo facciamo? Perché è bello, perché ne piace? Perché il mondo d'Aristotele è bellissimo, rassicurante, è tutto pieno. Non esiste il vuoto, il mondo è fatto a balle e noi stiamo in quella in mezzo. Non è male. Nel mondo proposto da Copernico, a partire da metà del Cinquecento, le cose cambiano. Diventiamo pianeta. Cosa vuol dire in greco pianeta? Errante. Ma sei anche brava, complimenti. Errante, giusto. Grazie, perché tu lo dai per scontato, ma non so se noi dello scientifico lo sapevano, anche quelli dello scientifico, ha detto dopo, però insomma vediamo. Errante, vagabondo, questa è l'etimologia di pianeta. Nel mondo di Aristotele tutti i residenti in centro, nel mondo che propone Copernico diventiamo senza fissa dimora. Non è un cambio vantaggioso, e lo sa Copernico, che nella introduzione del suo libro mette una supplica al Papa. Perché? Non si sa mai. Ciò che vostra santità si aspetta da me
e sapere come mi sia venuta in mente la fantasia di far muovere la Terra intorno all'astro Sole. L'unica ragione, aver visto i matematici così incerti sul moto del Sole e della Luna da non essere capaci nemmeno di calcolare la durata esatta dell'anno per il calendario. E quando dai primi due erranti passavano ad altri cinque, cambiavano anche il modo di far calcoli, non arrivavano mai a spiegare i moti, le rivoluzioni. Così ho cominciato a pensare che fosse la Terra a muoversi intorno al Sole. Sì, mi è chiaro, Santo Padre. Adesso in tanti chiederanno che io sia messo al bando. Quanto assurda dovrà sembrare la mia pretesa a tutti quelli che sanno che la Terra è immobile, immobile nel cielo. Io per 3 volte 9 anni ho aspettato a pubblicare questo libro. Ora basta. Questo è Copernico. 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 Rivoluzionario. Lo so anch'io. A ben guardare, Copernico propone un universo piccolo. È uguale a quello d'Aristotele, ha invertito il sole con la terra ma è rimasto piccolo. Ma voglio dire, provare a immaginarselo più grande, gli altri mondi possibili. Uno lo fa in quegli anni, uno li immagina, uno scrive infinita la mole dell'universo. Invano si cerca centro o circonferenza universale. Lo scrive in un libro chiamato La cena delle ceneri ed è esattamente quella la fine che gli fanno fare. E se Giordano Bruno fosse campato, un ci sarebbe più manco il papato. Brutto! Il bambino è venuto brutto, 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 dice la levatrice. E la mamma umiliata chiede, ma perché dice che è brutto? Ma non lo vede, signora? Gli è senza capelli. Beh, ma tutti i bimbi qua nasce senza capelli. Sì, 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 ma questo qui è c'ha la barba. E ce l'ha. In tutti i ritratti che si conoscono, no? Probabilmente anche nelle foto di classe, ve lo ricordate? Galileo Galilei ha sempre la barba, che sia nato vecchio. Sicuramente di quelli famosi del suo anno, lui è il più vecchio. Sono due. Quelli che contano. Galileo Galilei febbraio, William Shakespeare aprile, stesso anno, 1564. Galileo fiorentino. No. Perché? L'unico fiorentino al mondo nato a Pisa. Ah, beh. Il padre Vincenzo, musico, non suona mai, tutta la vita. Shh, che papà fa calcoli a casa. Cosa calcola? L'intervallo matematico tra 7 note su un pentagramma. Ci riesce? Bravo! Ma non è una scoperta che dia ricchezza alla famiglia. Così tocca tribolare per mandare il giovanotto a scuola. Lo iscrive a medicina, a Pisa. Dopo un anno viene a casa e fa, papà, sì Leo, cambio facoltà. La madre, Vincenzo calmati. Faccio matematica, che è come dire oggi a un genitore, faccio il DAMS. No, 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 no. Le materie non sono tutte uguali. Per Dio, al tempo di Galileo, la gerarchia era chiara. Sotto il quadrivio, le materie basse, matematica, fisica, astronomia, musica. Sopra il trivio delle materie nobili, la dialettica, la retorica, la grammatica che avvicinavano alla divina filosofia. Quella era la scolastica. Che programma facciamo quest'anno? Lo stesso dei 500 anni precedenti. Se il ministro della riforma si chiamava Carlo Magno, fai fatica a cambiare programma. Ascolta me, Europa, è una bella cosa l'università, tutta europea, ma è colpa degli arabi se studiamo, sì. Perché quando invadono la Spagna si portano dietro certi attrezzi, ma cosa sono quelli? I selibri. Dice, ma è arabo. E ciò. Dalla caduta dell'impero romano l'Europa ha fatto 400 anni di vacanza. Vatti a ricordare dove avevamo lasciato i libri. Quando traduciamo quelli degli arabi, dentro ci sono i greci.
Tu che gli studi, dimmelo. Cioè, li leggi, ti incazzi. Sanno tutto loro. Viene una rabbia. Da questo nasce l'università, dal capire che siamo diventati tanto più ignoranti di chi veniva prima di noi. E per evitare che ai figli succedesse di peggio, era meglio insegnarglielo. Nessuno aggiunge una riga alla sapienza dei greci. E questo si capisce, quel che ancora non mi è chiaro è perché insegnano più Aristotele che Platone. Ma forse se pensiamo a Dante, una spiegazione viene. Come si immagina il mondo Dante nella Divina Commedia? È una cipolla, no? Una serie di strati, di cerchi. In centro c'è l'inferno e poi cresci fino all'ultimo cerchio che è quello delle stelle fisse, su cui c'è il trono di Dio. Sui triangoli ti siedi male, dai. Non... La visione del mondo di Platone non si sposa con la Bibbia. Quella di Aristotele sì. Tant'è che Tommaso d'Aquino battezza Aristotele, tanto l'è morto, non se ne accorge. No? Poi già che c'è, battezza anche Tolomeo e quello diventa... il sussidiario, mentre la Bibbia è il libro di lettura. Tutto il know-how al tempo di Galileo viene dai greci. Scopo della cultura, imparare a parlare come un libro. Figurarsi Galileo in un'università del genere. Volete la lezione tipo di medicina? Facciamo anatomia, va bene. Allora devo montare in cattedra. Eh sì, e metto la toga, perché sono il barone, da 12 kg, tum, non mi muovo più. Così uso la bacchetta. Per indicare qua le tavole anatomiche dei greci. Di fianco a me c'è l'assistente con la toghina, 6 kg soltanto, tico, lui si muove, ma non si allontana dalla cattedra per non perdere il posto in graduatoria. Davanti a noi due, giù, in mezzo agli studenti, ecco il tavolo di anatomia con un cadavere. Facciamo anatomia, ma occhio, né io che son barone, né lui che è l'assistente, in tutta la carriera ci siamo mai dovuti avvicinare a tagliare carne morta da un cadavere, non è cosa da medico, no, se lo deve fare qualcuno lo fa il becchino, un macellaio. Noi abbiamo le tavole dei greci, quello serve a studenti curiosi, si taglia, si apre e si aprendo si trova che dentro il cadavere c'è un organo in posizione diversa da quella indicata qua sulle tavole dei greci, bisogna concludere che quel cadavere lì è deforme e va sostituito. Il libro è la verità, la realtà per piacere si adegui. Figurarsi Galileo in quell'università, Galileo, graffiti, Galileo più osterie che aule, Galileo scrive un sonetto contro il portar la toga dei professori, dove a un certo punto scrive anche, secondo me, la meglio cosa al mondo sarebbe che l'omini andasse in giro ignudi. Che quando s'andava in giro ignudi la merce era esposta, un si pigliava fregature. Perché un ragazzo così, io dico, perché dovrebbe andare meglio a matematica che non a medicina? Matematica, divina matematica. Matematica non ha in mezze misure. Matematica è come una tavola di colori. O sai dove mettere le mani o t'arrendi. Per Galileo matematica è come il tunnel per Gran Sasso, per far strada, corre, cammina, troppo. Occhio, lo studente non era incoraggiato a superare il maestro, anche perché Aristotele è come il suo universo, fatto a sfere, chiuso, ma dentro si sta bene. E tutto parla fra di loro, ogni cosa, la fisica. Perché la pietra cade, si chiede Aristotele, e si risponde, perché vuole tornare al suo posto. È bella o no come risposta? Cioè, io la trovo bellissima, no? Per Aristotele l'inizio del moto è dentro alle cose, quindi le cose pesanti hanno la gravitas e vanno giù, le cose leggere hanno la levitas e vanno su o vanno giù più piano. Metà di noi è ancora convinto che sia così, anche ai test ammissione a fisica all'università. Metà di noi guarda il cielo che si muove insieme al sole. Aristotele è intuitivo come noi bambini. E Galileo? Galileo no. Galileo è diffidente, il che vuol dire sano. E cosa fa? Misura. Quello che fa Galileo, quando ero ragazzo io, nei libri di testo della scuola dell'obbligo c'era segnato, dice Galileo tira i sassi, quelli grossi, quelli piccoli, dalla torre di Pisa per vedere quale cade prima.
Perché non lo capisce? Perché arrivano i vigili urbani e deve scappare giù prima che i sassi tocchino terra, quindi l'esperimento fallisce. Ma c'è quell'altro esperimento. Galileo e il pendolo. Galileo pare si sia distratto, dicono i libri della scuola dell'obbligo di quando ero bambino, durante la messa in chiesa, a guardare una lampada che gli oscillava sopra la testa. Io sono sicuro che a voi non è mai capitato di distrarvi in chiesa a guardare una lampada che oscilla durante la messa. A me sì, però non ho capito l'isocronia del pendolo guardandolo, quello no. Eppure il pendolo apparentemente conferma Aristotele. Cosa fa il pendolo? E poi si ferma. Dove? Al suo posto. Senza la catena il pendolo andrebbe al suo posto. Aristotele definisce naturale, no? Il moto del pendolo che si avvicina al suo posto. Quello che Aristotele non capisce, perché il pendolo una volta che è arrivato al suo posto dice no, faccio un giro, un altro. È l'incertezza del pendolo che lui non capisce. Infatti la spiegazione del moto del pendolo in Aristotele è mysterium. Se te lo chiedono all'esame, pendolo, mysterium, promosso, sottinteso, se non l'ha capito lui, che cazzo speri di capirlo tu? Attieniti al programma, studente. E Galileo? Galileo, diffidente, misura. Misura come? Cosa? Il tempo. E come? Visto che non c'era un orologio. Come si misurava prima che inventassero un orologio? Con la musica. La musica è matematica, in due, in tre, in quattro, ma è precisa. Galileo misura l'oscillazione del pendolo quando è ridotta all'osso e prima, quando è appena iniziata. Il periodo dell'oscillazione in base alla lunghezza del braccio del pendolo è sempre uguale. L'oscillazione completa dura uguale quando è piccola da quando è grossa. Facesse un giro intero, sempre quello sarebbe la durata. È matematica. Musica, è musica, il pendolo è musica. Si è già fatto una fisica per conto suo a 19 anni? No, no, sta ancora suonando. Non è ancora fisica. Nel senso che lui non ha ancora spiegato perché il pendolo fa così. Non sa spiegare perché la pietra cade. Ma in quel tempo Galileo non si chiede nemmeno perché. Galileo comincia chiedendosi come. Come la pietra cade, come si muove il... Vedo le vostre facce, avete ragione. Non c'è assolutamente confronto tra l'autorevolezza definitiva di un bel perché di Aristotele e la precarietà del come di Galileo. A chi interessa il precario come? Ai meccanici. Cioè i meccanici, quelli che hanno bisogno del foglietto di istruzioni dove c'è scritto come si deve... Nessuno aveva ancora scritto un foglietto di istruzioni per i meccanici e Galileo è lì. Galileo è un salto di continuità, di logica. Galileo vive un salto di continuità. Lui, studente a Pisa, l'anno 1582, lui lo vive, l'anno del mistero, dei giorni mai visti dall'umanità, il 5 ottobre 1582, mai esistito. È l'anno che cambia il calendario e arriva il nostro. Come si chiama il calendario che usiamo noi? Non sento, c'è rumore, non sento. Gregoriano, giusto. È Gregorio, un Gregorio XIII, papa combattente, è il papa di Galileo studente. No? Prima usavano il calendario di Giulio, Cesare, prima ancora quello degli egiziani, che erano stati bravi, va detto. 2500 anni fa gli egiziani avevano già un calendario di 365 giorni. Come hanno fatto? Hanno messo lì uno testardo, quello ha cominciato a fare uno. Tu ridi, ma dov'è che è stato bravo davvero? Quando ha detto uno la seconda volta. Per gli antichi il cielo era mappa e orologio, sapevano cosa stavano guardando. Bravi, ma arriva Cesare e gli dice sì, però è corto. È corto? Gli egiziani dicono veramente a noi andava già bene così. No, Cesare dice io aggiungerei un giorno in più ogni quattro anni, lo chiamiamo bisestile, porta sfiga, ma serve. I romani lo fanno e se lo tengono, dopo un po' qualcuno dice sì però così è lungo, e che cazzo non va mai bene niente, teniamolo così. Finché ci sono i romani lo tengono, ma se è lungo è lungo, anche pochi minuti all'anno, se è lungo è lungo,
E allora in 1000 anni, da Cesare a Galileo, la primavera arrivava l'11 di marzo. La gente diceva: non ci sono più le mezze stagioni. Non lo dice Copernico nella supplica al Papa, i matematici che non sono capaci di calcolare la durata esatta dell'anno per il calendario. Alla fine ci riescono, si mettono d'accordo, l'anno 1582 si cambia e arriva il nostro calendario. Lo so che l'anno bisestile c'è ancora, ma noi ogni 400 anni ne togliamo 3 di anni bisestili, se no si va lunghi. Dici, perché ci dici queste cose? A cosa ci serve? Ascolta, siccome la vita si allunga, qualcuno dovrà ricordarsene. Comunque al tempo di Galileo erano scivolati, bisognava rimettersi in pari. Allora succede questo fatto unico nella storia dell'umanità, credo. Se volete verificare quello che dico adesso, stasera a casa, se ce l'avete, controllate sul Libro dei Santi. Se non avete il Libro dei Santi, andate su Wikipedia, che tanto ormai... fa funzioni. E controllate la morte della santa, digitate Santa Teresa d'Avila, dottore della Chiesa, morta la notte tra il 4 e il 16 ottobre 1582. Dice, poveretta, che agonia. No, non è un errore. Non è un errore, è stata una notte sola. In realtà è tra il 4 e il 15. Per decreto papale fu stabilito quell'anno che per rimettersi in pari, il giorno dopo, il 4 ottobre, non sarebbe mai venuto il 5, ma direttamente il 15. È già stato un casino 3 settimane fa passare dall'ora solare all'ora legale. Ve ne immaginate voi cosa è successo quella mattina lì? Gli studenti dell'Università di Pisa, 10 giorni di scuola in manco, viva il Papa! I protestanti protestarono, è una riforma cattolica. Il peggio accadde agli svizzeri, che essendo fatti metà di cantoni cattolici, metà protestanti, per anni quando si davano appuntamento sul confine, un dei due aspettava l'altro 10 giorni. Gli ultimi a mettersi in pari sono stati gli ortodossi. Per questo la rivoluzione d'ottobre l'hanno fatta in novembre. Guarda che non è facile mettersi d'accordo tutti su un calendario solo, sai? Però... quello che a me dà fastidio è che noi per calendario oggi, di questi tempi, diciamo, intendiamo un catalogo di tettine e culetti. Che viva Dio, con tutta la fatica fatta a mettere in fila quei numeri, un po' di rispetto! Chi è che ha messo in fila i numeri? I meccanici matematici! Le ultime ruote del carro hanno cambiato il tempo sul pianeta, ma non è l'unica cosa che è stata cambiata nell'arco della vita di Galileo. Ce n'è un'altra, è lo spazio che cambia, la globalizzazione, la prima grossa, la vive lui. Il pianeta raddoppia nell'arco della vita di Galileo. Chi è che lo fa raddoppiare? Colombo, no? 70 anni prima di Galileo, dove voleva andare Colombo? In India. Come un fricchettone su un R4. Dico, ma perché via mare? Perché è più corta? Perché Colombo aveva in mente la Terra sferica come la immaginavano i greci, che la immaginavano sferica ma un po' più piccola. Colombo ha avuto solo culo a trovare l'America a metà strada, se no finiva le merendine prima di arrivare in India. Dove vai con Tolomeo, che è bellissimo, ma se devi navigare da Napoli a Ischia, va bene, se sbagli sei a Procida, ma non se devi attraversare l'oceano, perché perdi le navi, le merci, gli uomini. Hai bisogno di mappe stellari precise per navigare fuori dai confini. Erano come astronauti. Hai bisogno di strumenti per calcolare la longitudine. E come si chiamano? Orologi! E chi li fa? I meccanici, i meccanici, i meccanici! Le ultime ruote del carro si preparano a diventare classe dirigente. Quando Galileo nasce, nessuno costruisce orologi. Quando Galileo muore, nella sola città di Basilea, 57 artigiani già producono gli Swatch. Questo è... progresso. Galileo è lì, come se fosse il primo prof dell'ITIS della storia che ancora fa il supplente in un liceo classico. Per la consolazione di eventuali fuoricorso presenti anche in questo luogo di gente molto studiata, dirò che il Galilei alla fine non si laurea neanche in matematica, ma è bravo lo stesso.
Tant'è che lo assumono all'Università di Pisa. A 23 anni Galileo Galilei è il più giovane precario mai assunto in una università italiana. Stipendio da fame. E come arrotonda. Oroscopi! L'uomo che inventa la scienza per campare farà oroscopi tutta la vita. Poi a 27 anni un colpo di fortuna, gli offrono un posto di lavoro all'estero. Galileo è uno dei primi esempi di fuga di cervello giovane dall'Italia. Dove glielo offrono? A Padova. Che Padova rispetto a Pisa all'epoca era all'estero e un domani non si sa. Padova era Harvard. Padova meno antica di Bologna, meno antica di Parigi, ma Padova era Harvard, l'università più libera d'Europa. I figli degli imperatori dicevano: papà, mandami a fare l'Erasmus a Padova. Perché? Perché la Repubblica Serenissima di Venezia garantiva libertà di insegnamento a studenti e docenti, nessuna ingerenza esterna della Chiesa. Tant'è che in Padova al tempo si mischiavano tranquillamente studenti protestanti e cattolici nei giorni successivi al Concilio di Trento, quando il giovane Galilei va a tenere la sua lezione, la prima la vengono a sentire 1250 studenti. Mi sono chiesto dove li hanno messi. In strada. Brulicava di ragazzi la prima lezione del professor Galilei a Padova. Alla fine vanno a fare la fila. Posso venire a lezione privata da lei? Tu sì, tu no, tu sì, tu no. In base al reddito. I più abbienti se li mette in casa, come dozzinanti. Galileo è il fondatore di quella stirpe di strozzini che subaffitta camere a studenti nelle città universitarie italiane. Lo vedi quante belle tradizioni ha creato quest'uomo? Padova. Padova significa Venezia, no? L'arsenale, la più grande fabbrica dell'antichità. E Galilei non disdegna servizi all'industria bellica, ma frequentando Venezia trova anche una donna, finalmente, un'amorosa, Marina Gamba, bella, giovane, poverissima. Marina, Marina, Marina. Oh, mia bella mora, zan zan. Dame una mezz'ora, zan zan. Ti de sotto, mi de sora, zan zan zan. Ci starà insieme 18 anni. Ma senza sposarla mai. Le dice: non posso portarti a Padova, ho la casa piena di studenti. Stiamo così, tu a Venezia, io a Padova, ci vogliamo anche più bene. Poi però ci fa 3 figli, 2 femmine e un maschio. Sul registro delle nascite della primogenita Virginia è scritto nata da fornicazione. E chi vuoi che se la sposi dopo? Infatti la manda suora. Suor Maria Celeste diventerà importantissima negli ultimi anni difficili di vita di Galileo, prima di morire, lei prima di lui. Sono 18 anni di precariato, di tribolazioni. Galileo andrà nei guai con l'Inquisizione perché non va a messa regolare e perché ha dei figli fuori dal matrimonio. Sarà Venezia a salvarlo. Finché resta a Venezia non lo toccano. La Serenissima ci tiene ai professori che paga. Ma dopo 18 anni lui da Padova se ne andrà. Oh sì, se ne andrà ricco, famoso, si porrà il problema di Marina. Cosa faccio di questa donna mi ha tanto amato? La farà sposare dal suo assistente. Non sempre i geni sono geniali nelle cose del mondo, no. Sono 18 anni veramente miserelli, durante i quali fa delle scoperte anche importanti. Voglio dire, Galileo capisce come la pietra cade. Certo, finché tiri i sassi dalla torre di Pisa forse non ci arriverai, ma se rallenti la caduta del corpo lo puoi trovare il modo. Il piano inclinato, invenzione semplice e precisa, ma queste cose le fa e non le scrive. Qualche lettera, ma per il resto profilo basso. E Shakespeare, voglio dire, Shakespeare sarà anche nato dopo, ma è precoce. Shakespeare, fra i 30 e i 40, fila. Shakespeare, l'uomo più famoso d'Inghilterra, un capolavoro via l'altro. A 40 anni Shakespeare sta già covando l'Amleto. Guarda, io stasera per voi ne faccio un pezzetto, in lingua madre. In
in sti ultimi tempi tusi, non so perché, ho perso tutto il morbin. What's morbin means? Oh, in Rome you say friccicore. Oh, thanks a lot. You're welcome. Go stra la sale me usanze. Me sento così malmesso che a mi sta bella fabbrica della terra la me par una protuberanza disolà. Sto eccellentissimo baldacchin dell'aria tusi. Sta maraveggia de barchessa del firmamento. Sto gran coerto de lucette d'oro. Ciò a mi, ciò non mi pare altro che una turbia pestilenta congregazion de vapori tasso. Ma cosa zela sta quintessenza casso? A parte certe asperità della lingua madre, no, io non vi ho mai detto che fosse la sua lingua madre, questo non ve l'ho mai detto. Voglio dire, che Amleto è questo? È matto. Di cosa parla? Di stelle. Ogni commedia di Shakespeare, mezza pagina di stelle. Ho detto, ma non è possibile, sono nati lo stesso anno, le stesse passioni. Vuoi vedere che anche a Shakespeare piaceva Copernico? Non credo proprio. Non esiste prova. E Galileo? Galileo cosa? Che cosa vuoi che sapesse uno famoso a Londra di uno precario a Padova, suo coetaneo? Galileo a Padova non è famoso, per Dio, no. Però, c'è almeno uno che sente parlare di lui. Un altro astronomo, più giovane, di 7 anni, un tedesco, si chiama, noi lo chiamiamo, lui si chiamava in un altro modo, Giovanni Keplero. Tedesco, insegna a Praga. È stato per un anno allievo di Tycho Brahe, poi Tycho muore e lui prende il suo posto. È giovanissimo, 7 anni meno di Galileo. Scrive un libro, lo manda a Galileo. Galileo per un anno, insomma, un po' lo ignora. Poi risponde. E Keplero, contentissimo, scrive al suo maestro. Mi ha risposto, maestro! Maestro, l'italiano di Padova, sapete quell'astronomo che ha il nome uguale al cognome. Ha detto che ha letto l'introduzione del mio libro e gli è piaciuta. Oddio, maestro, ce l'ha da un anno il libro, poteva anche leggerlo tutto, penso. Ma intanto sono già contento così. Perché è contento Keplero? Cosa hanno in comune lui e Galileo? Copernicani sono. I copernicani in giro all'epoca erano più rari dei lupi sul Gran Sasso. Hanno calcolato, Copernico muore 20 anni prima che nasca Galileo, che dalla morte sua al cannocchiale i copernicani in giro per l'Europa siano stati al massimo 10 contemporaneamente. E 2 di questi si chiamano Galileo e Keplero. E questi 2 si conoscono. No, non di persona. Però si scrivono. Neanche questa è vera del tutto. Diciamola giusta. Keplero scriverà a Galileo tutta la vita. Galileo risponde a Keplero solo finché non diventa famoso. Perché? Perché ha un carattere di merda. Va detto. Ma la prima lettera di Galileo a Keplero è bellissima. Gli dice, Giovanni, anch'io sono copernicano, certo. Partendo da Copernico ho trovato la spiegazione di un sacco di fenomeni che con quell'altro non avrei trovato mai. Ho scritto delle cose, ma non ho osato pubblicare, spaventato dalla fortuna del nostro maestro. Copernico per noi è immortale, per loro è un asino. Andrebbe cancellato. Io troverei il coraggio di pubblicare se ce ne fossero di più come lei, ma siccome non ne vedo tanti in giro, prudenza. Perché prudenza? Perché non è aria per certi discorsi. Perché mentre quei 2 si scrivono, incombe su di loro la cappa di un processo in corso a Roma. C'è da dire una cosa.
All'epoca in Italia i processi duravano molti anni. Questo, pensate, durò 8 anni. Ti chiedi come facevano. Poi però va a sentenza definitiva. Secondo voi l'odore di bruciato da Campo dei Fiori a Roma sarà arrivato al Ponte di Rialto a Venezia? Secondo me arrivò al Danubio, fino a Praga, a Parigi. Bruno Brulé, Bruno Brulé, hanno bruciato vivo Giordano Bruno. Gli intellettuali d'Europa rabbrividiscono, stupiscono, si indignano. Apparentemente però nessuno si indignava altrettanto del fatto che praticamente a ogni stagione venisse regolarmente bruciato qualche migliaio di streghe. E il fatto di bruciare streghe è andato avanti per quasi 200 anni nel vecchio e nel nuovo continente. Ma questo mi dà un'occasione per chiedermi allora qual è la differenza tra l'essere mago e l'essere strega. Di sesso. Anco, ma non basta spiegar tutto, perché come streghe a volte venivano bruciati uomini, vecchi, bambini. E qual è dunque la differenza fondamentale? Il mago era classe dirigente, il mago era in, le streghe quasi mai. Chi erano le streghe? I vicini di casa. Chi di noi nella vita non ha una volta pensato di far bruciare il suo vicino di casa? Una volta si poteva, poi non so perché l'usanza è invalsa. I vicini di casa e le streghe spesso sono gente ignorante, o no? Il problema è che anche noi siamo il vicino di qualcuno che di noi pensa questo, quindi il primo dei due che si svegliava faceva bruciare l'altro. E l'industria immobiliare prosperava. I maghi non erano gente ignorante, no, no, ne sapeva uno più del diavolo. I maghi erano nelle stesse accademie degli uomini di scienza. I maghi, era normale vedere al tempo, non so, Giordano Bruno versus Giovanni Keplero. E ancora oggi, quando io in un talk show vedo Rita Levi Montalcini costretta versus il divino mago Otelma, mi chiedo in che secolo siamo. Bruno era mago. Ma Bruno era filosofo, Bruno scrive cose meravigliose, ma non deve mai dimostrarle, come invece deve far Galileo. Bruno pensa di sé, ma io vengo da un altro pianeta, che mi frega a me, e sfida i carnefici dicendogli bruciatemi. Anzi, gli dice abbruciatemi, 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 avete più paura voi da bruciare a me. Sfida i suoi inquisitori, tra cui il cardinal Roberto Bellarmino. Bruciatomo, bruciatomo, alla fine lo hanno. Galileo non è quella razza lì, no, 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 neanche Keplero, no, neanche Copernico. Copernico nell'introduzione al Papa non ha scritto: io per 3 volte 9 anni ho aspettato a pubblicare questo libro. Il De Revolutionibus, Copernico alla fine lo pubblica in punto di morte dicendo: tanto a me che cazzo. L'uomo che ha scritto il libro più rivoluzionario della storia dell'umanità, che a parte Galileo e Keplero quasi nessuno ha letto, non era un sovversivo agitato, no, no, era un rivoluzionario calmo. Ma nonostante quel che lui temeva, quando il libro esce non succede niente, non lo proibiscono, non subito. Ma scusate, altrimenti come farebbe Galileo a dire a quell'altro: io sono copernicano, anch'io, anch'io? Vuol dire che l'hanno letto, no? Che in biblioteca, in università il libro c'è, non lo insegnano, ma c'è, c'è. Ma se era così pericoloso, perché non l'hanno proibito subito? Perché aspettare 70 anni? Perché non l'hanno proibito?
perché era difficile. Cioè, non si capiva niente. È uno dei libri più difficili mai scritti nella storia dell'umanità. Sono 6 capitoli, le parole sono solo nel primo. Poche ma chiare, terra, gira, sole, fisso, centro. Il resto del libro, 5 capitoli, solo numeri, ma difficili. Quanto difficili. La tabellina del 163, a memoria. Non fare il fighetto, guarda, lascia perdere. È difficile, va bene? È difficile. Grazie, provaci, lo so che ti ho torturato. Scusa, ma a cosa servivano tutti sti... Ci hai provato davvero? 326, vabbè, prima della fine me la fai tutta, ma ci vuole, capisci? A meno che uno non sia come quelli che i numeri li hanno in mano così. Tutti sti numeri a che servivano a Copernico? Oroscopi! Appena uno faceva un universo nuovo, subito doveva battezzarlo di numeri per permettere a tutti di trovare le case e i pianeti con il suo universo. E siccome pare che con l'universo, col libro nuovo di Copernico, gli oroscopi venissero da Dio, per 70 anni lo useranno come tabelline da oroscopi saltando il capitolo 1. Solo l'arrivo di Galileo tirerà fuori quello che c'è scritto in testa al libro. Ma prima di parlare, Galileo vuol vedere, e quel che cerca lui a occhio nudo mica si vede, ha bisogno di un cannocchiale, non esiste, se lo fa, ma ci vuol tempo. Si arriva all'anno 9 del secolo nuovo, che lui ha 40 anni, a Padova, lì cambia tutto. Trum, 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 frum, 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 trum, 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 frum, 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 trum, trum, frum, frum, trum, trum. Che fa Galilei? Che faccio? Un lo vede? Smeriglio lenti per un attrezzo da me creato che ho chiamato cannocchiale. Da lei creato, perché? Non l'ha copiato? No. Dagli olandesi? No, 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 no. Basta con codesta storia, mi sono stancato. In vero, sì, lo dico, sentii parlare di cannocchiale olandese in casa di veneziani, Paolo Sarpi, mai ne vidi uno, e lo dico, mai ne vidi uno di persona, ne compresi a fondo lo funzionamento e lo rifeci a modo mio, migliorandolo alquanto, va detto a loro che non sanno, lei Guitto lo dica. Dica che bassa qualità de si intende per cannocchiale olandese, dica per farsi capire, tipo gli dica laser cinese 3 euro, lo compri già rotto, quello era un giocattolo, capito, chiaro, non funzionava. Il mio cannocchiale, per Dio, marcia da secoli. E come l'ha fatto Galilei? Beh, come l'ho fatto, voglio dire, è la meccanica, niente da dire. Galileo Galilei aveva il chiodo della meccanica, della meccanica, della meccanica. Ma l'ottica? Era digiuno di ottica, l'ha detto lui stesso. Come ha fatto a fare le lenti? Beh, qualcuno dice, ma era a Venezia, no? Quindi cosa? Murano, Murano Glass. A Murano i vetri li soffiano, mica smerigliano lenti. Come ha fatto a fare le lenti? Non lo dice Galileo, non lo dice, non lo dice. Io mi sono fatto un'idea mia. Che c'entra, penso, 18 anni a Padova? Vuoi mettere 18 anni a Padova? Assume anche lo stile di vita dei veneti. 2 cuori e un capanon. E dentro lavoro, lavoro, lavoro nero, ma nero, lavoro nero. Per lui lavora un operaio a nero a nome Marco Antonio Mazzoleni. Che cosa fa per i Galilei? I prototipi per l'arsenale escono dalla bottega di Galileo a Padova. La bottega di Galileo sforna strumenti di precisione e calcolo per gli studenti che il Galileo vende insieme alle dispense. Se compri insieme alla dispensa anche il gadget del professore, all'esame sei un po' agevolato, viva Dio! Sono economie da precario, devi mandare avanti la famiglia e anche un piccolo indotto. Il Mazzoleni è uomo di poche parole ma mani eloquenti. Il Galilei gli chiede, voglio 2 lenti così così, gli dà le indicazioni, lui disse soltanto, dai, trum trum trum, frum frum frum, tum tum. Mazzoleni? Più grandi,
dei, trun trun trun, frun frun frun, shun tun. Mazzolini, più grandi. Dei, trun trun frun frun trun trun frun frun frun, tun tun, zhut patun. Un canon. Lo chiama cannone occhiale. Lo porta al doge di Venezia. Eccellenza, ho qui un istrumento nuovo del quale vorrei darvi dimostrazione, per la quale è duopo salire in cima allo campanile. Ma se lo matto, Galilei, è agosto, 692 scalini, morimo, eccellenza, ma è duopo. Duopo quando? Ora? E perché dice duopo che se adesso? Andiamo putei. I putei sono i membri del Consiglio dei Dieci, sono anziani, attaccano a salire le scale, ne muore due sulle scale, si fermano, fanno le primarie per eleggere gli anziani come facciamo noi in Italia, riattaccano a salire, arrivano alla cella campanaria, il doge fa: Galilei, spero ne valga la pena, se no la vede la per lei, sa, no per me, no no no, la vede la campana grande qua, la marangona, ecco, mi cavo il batocchio sotto e piccole orecchie sue, din don, din don, din don. Eccellenza, la prego, per la dimostrazione è duopo mirare con lo cannocchiale addentro a quelle finestre laggiù nel fondo. Galilei, cosa voglio che mi vado a guardare dentro le finestre degli altri, che non sta bene, no? Eccellenza, ma è duopo. Quando? Ora. Ma per cosa sei che il dice sempre duopo e se sempre adesso? Ma cosa ho scritto? Monami qua. E questo qua sarebbe il buco, no, del cannocchiale per l'occhio. L'occhio lo metto qua, no? E il tubo sarebbe il cannocchiale, vero Galilei? Ho capito. Il cannocchiale. E quello sotto sarebbe il cavalletto. Il cavalletto, il cavalletto. Posso fargli una domanda, Galilei? Per cosa sei già quel che c'era? Che sto cavalletto non aveva fatto un fiantin più alto, che mi guardavo dritto senza accucciarmi, che non voglio nessuno dietro intanto che guardo. E il doge guardò alle bocche del porto di Venezia, non dentro i balconi di una timida finestra. E lesse colori di bandiera di nave due ore prima dell'occhio umano. Sono 30 ingrandimenti il cannocchiale di Galilei. A noi fanno davvero ridere 30 ingrandimenti oggi. Ma al tempo della vela, 30 ingrandimenti potevano essere due ore. Di che? La guerra è offesa e difesa. Chi guadagna due ore? A mezzo vinta la prossima battaglia, vale oro, vale oro! Una gratifica di 1000 fiorini al signor Galilei, una cattedra vita all'Università de Padova. Memoria d'uomo, è l'ultimo precario diventato ordinario nell'Università Italiana senza raccomandazioni. Il giorno appresso, al mercato di Rialto, arriva una nave carica di cannocchiali olandesi che non costa un cazzo, ma non vale un cazzo, ho capito, quello di Galileo l'abbiamo pagato 1000 fiorini, cosa facciamo? La gratifica gliela diamo a rate in 3 anni, ma che pidocchi veneziani! Ma andiene in corre, perché di lì a poco il Galilei decide lui dove e cosa guadagnare. Perché? Cosa fa di speciale? Si fa un altro cannocchiale. Meglio, no! Non è la tecnologia, è l'uso che ne fa che eccita gli storici. Lui non riesce a migliorare il primo cannocchiale di tanto, ma col secondo che si fa, mica guarda le bandiere, no signor? Direttamente, zhum, verso l'infinito. Se punto 30 ingrandimenti verso l'infinito, di quanto lo avvicino?
infinito diviso 30 uguale scientifico. Infinito. Per noi sì, per lui meno. Perché? Dico che per lui è meno, perché per gli antichi il cielo era mappa e orologio e lui sapeva sempre che stava guardando. Gli davano del tu, sapeva il nome ad ogni stella e quando passa da una stella nota all'altra nota col cannone adesso, in quello che era nero l'occhio umano, mo ci vede stelle nuove, mai viste pria all'occhio umano. Il firmamento è meno fermo di prima, poi punta il guardo alla luna, oh boia, alle rughe. Poi va sul sole e fa, oh boia, alle macchie. Ma c'è qualcuno sano lassù? No, perché Aristotele dice, qua sulla terra, acqua, terra, aria, fuoco, ma lassù solo quintessenza. Quintessenza. Anche Amleto aveva dei dubbi, eh? A me mi par tanto stessa roba, dice Galileo. E disegna la luna piena di valli e montagne assai terrestri. È già eretico in questo. Poi si stanca della luna e cerca un altro bersaglio grosso. Padova inverno, intorno al 45° parallelo, stagione. Che cosa invernale brilla più degli altri? Giove. Giove è luminoso. E lui lo disegna. È questo. Questo non è un libro, questo è un frammento del suo quaderno degli appunti. Giove è quella specie di ruota del carro disegnata, ogni tanto compare tra le righe. Eccola anche lì. Vicino a Giove ci sono gli asterischi, che sono le stelle che Galileo nota più vicine a Giove. L'appunto è sintetico. Proprio poche righe a notte, ti credo, era fuori, d'inverno, Padova, Tigedi, le balle col freddo. Così bisognerebbe prendere gli appunti, sempre sintetici. Poi la pagina prosegue, alla fine noterà, sono quattro le stelle così vicine a Giove, questo lui nota, quattro stelle. C'è però che codeste stelle gli cambiano posizione ogni due giorni, gli cambiano posizione ogni due giorni. No, le stelle per definizione sono... Se cambia posizione non so stelle, sono erranti, ma questo non può essere. Ogni uomo sano di mente sapeva che da 2000 anni gli erranti erano 7 e non più 7. E 7 va benissimo, l'ha detto Aristotele, e 7 era il numero perfetto, vero Galilei? Sì, sì, tutti sapevano perché erano 7, perché 7... è il segno della perfezione, 7 come 7 fori sulla faccia dell'uomo, 2 orecchie, 2 narici, 2 occhi, 1 bocca sola. Com'è bello l'uomo fatto immagine di Dio, 7 come, lo dica lei Galilei, i 7 nani, ma no, i 7 nani Galilei, 7 come le 7 note della musica degli angeli, dell'armonia celeste, 7 come 7 spose per 7 fratelli, se proprio vuole, 7 come i 7 giorni della settimana in cui Dio ha creato il mondo. Scusi, Galilei, quanti pianeti avrebbe scoperto? 9? 4. Galilei, se le immagina lei una settimana fatta di 7 più 4, 11, chi è che arriva vivo al weekend? Galilei, se salta il 7, salta la perfezione dell'universo, qui siamo rovinati, sì, se sei aristotelico, ma se sei copernicano, godi come un porco, egli vede ciò che ha letto, se non l'avesse letto, non lo conoscerebbe. Ma adesso prudenza non ce n'è per nessuno, gli è passata la prudenza, gli è venuta l'ansia di non essere il primo a dirlo. Gli scienziati di questo ci more subito, lo dico, lo scrivo. E smette di guardare il 15 gennaio dell'anno 9, il 1609, e si mette a scrivere di brutto, di furia, non si impegna neanche tanto. 27 paginette. Eccolo qui, il libretto. Eccolo, eccolo. Il 15 marzo è in edicola. Annuncio celeste. No, dice, no, no, l'ho fatto in latino direttamente.
Perché l'ha fatto in latino, Galileo? Perché così lo vendo all'estero. Ah, nuncius. Sidereus. Nuove! Io porto col mio libro alla vostra attenzione nuove, e dico nove. Nove per la novità dei secoli, nove per lo strumento nuovo da me impiegato nello scoprirle. Bellissimo. Mostrarvi stelle 10 volte di più di quante finora viste da occhio umano. Bellissimo il corpo della luna, mostrarvi. Ah, la superficie non è liscia. Col cannocchiale ognun guardando può vedere, è rugosa, piena di valli, montagne piene e belle. Ma quel che più di ogni altra cosa ci spinse ad avvisar subito astronomi e filosofi col nostro libro e aver scoperto ben quattro nuovi erranti che come Mercurio e Venere girano intorno il Sole. Questi nuovi girano intorno un astro, Giove, mai da lui si separa come famiglia felice. E tutte queste cose furono scoperte da me con l'aiuto di un cannocchiale che ho inventato io, dopo aver avuto illuminazione dalla grazia divina, meglio metterlo su. Il nuncius va a Aruba. Coi suoi meravigliosi acquarelli della luna. Col suo disegno del progetto del cannocchiale da non nascondere per nessun copyright. Il nuncius va a Aruba, 672 copie stampate, vendute, esaurito, un best seller dell'epoca. In un anno il libro di Galilei arriva in India, in un anno e mezzo in Cina c'è già il DVD pirata, questo è successo. In ogni capitale d'Europa si parla di questo astronomo italiano col nome uguale al cognome, anche a Londra, in un colpo solo. È diventato più famoso di Shakespeare. Toh, caro, toh. Per i clienti importanti ha fatto anche un'edizione speciale del Nuncius con un cannocchiale celofanato come gadget in omaggio. Lo manda a tutti quelli che contano, escluso Keplero. Keplero glielo chiede, siamo amici, in nome di Copernico non glielo manda. Perché non glielo manda? Keplero ha osato pubblicare praticamente in concorrenza a Galilei, come ha chiamato il libro, come era chiamato Keplero, l'ha chiamato Astronomia Nova. Che presuntuoso, ci ha messo dentro le tre leggi di Keplero, due ne aveva messe, poi ne ha aggiunta una terza, le leggi di Keplero, che a dire il vero nei programmi scolastici continui a farle ancora adesso in fisica, no? Mentre Galilei, benché vada, lo fai in storia. E Keplero non aveva cannocchiale. Come ha fatto? L'astronomi senza cannocchiale il suo lavoro lo faceva. Ebbene, facevano i calcoli, matematica e pazienza. Lui usa i calcoli di Tycho Brahe, il più grande astronomo della storia a occhio nudo. Li mette in fila e dà a Marte una forma all'orbita. Non è un cerchio, dice. È un'ellisse. Il Sole sta in uno dei due fuochi e l'errante non erra a velocità costante, no per Dio, rallenta leggermente, accelera in base alla distanza dal fuoco. A Galileo l'idea di un universo fatto a forma di ballon da rugby non piace,
neanche a voi per dire, perché avete detto cerchio, a parte qualche eccezione, massicciamente all'inizio. Insomma, che ha fatto Keplero? È andato troppo avanti, la gente non lo segue. Chiedete ai librai dell'epoca, Keplero no, dice, vogliono tutti Galileo. Galileo ha indovinato il gusto, l'ha fatto più ruffiano il libro, si può dire, con affetto. Ha dedicato i pianeti e anche il libro ai signori di Firenze, i medici che hanno tutto, che hanno le statue, che hanno i palazzi, che hanno Firenze, ma 4 stelle sulla Michelin non le avevano. E allora il Galilei gliele regala, loro gradiscono, lo invitano, gli dicono, come dico io ora a voi, vi do la deroga, togliete il casco che state morendo di sudor nelle vostre teste, ma tenetelo lì che come valzate dalla sedia ve lo rimettete, chiaro? Però siccome vedo la sofferenza in occhi vostri e talora mi viene il dubbio che nulla sentiate a causa di quel casco, mo vi invito a partecipare direttamente senza filtro al seguito di quel che vivo a fare. Galilei, i medici lo invitano a Firenze, gli dicono, che ci sta a fare a Venezia? Venga, no? Lui dice, grazie Granduchi, non posso venire, ma hanno appena offerto la cattedra a vita all'Università di Padova. Loro dice, Galilei, ci importa una sega noi della cattedra a vita dell'Università di Padova? Noi le si offre una cattedra a vita all'Università di Pisa, così gli è più vicino alla sua mamma. E lui dice, grazie Granduchi, non posso venire perché mi hanno promesso la gratifica, 1000 fiorini, ancora me la danno, me l'hanno fatta vedere, spero me la danno. Galilei, ci importa una sega, noi la gratifica dei veneziani, 1000 fiorini, non son cazzo, noi le si offre il doppio, si raddoppia. Che fa Galilei? Lascia? Ma... Galilei? Che c'ha? Qualche richiesta? No. Galilei? Sta pensando? Facciamo sta trattativa. Se c'è una richiesta, la faccia. Vorrei essere esentato dall'obbligo di insegnamento. Il sogno di ogni professore. Essere professore senza professare. Va bene Galilei, per quelli come lei faremo una cosa chiamata CNR, che fa? Viene? Certo che viene, torna a Firenze, quindi a Pisa dove ha studiato, non si è laureato, torna con due lauree, ma stipendio uguale il segretario di Stato del Granducato di Toscana, cioè 6 volte quello del rettore, tutto per un cannocchiale. I colleghi, non ha curriculum, ha solo un culum così. E tutti a dire, no? I nemici di Galilei, e preti, e frati, dopo! I primi nemici di Galilei sono colleghi, è la cultura, sono quelli grossi, vecchi, che come arriva quelli nuovi, fa gli anticorpi, ma della polemica accademica il Galilei si impippa. Di Padova, lui per saltare la Toscana prende il Freccia Argento che punta dritta a Roma, che il Papa Paolo V lo vuol conoscere in Vaticano, entra, si inginocchia, il Papa gli fa no Galilei. Un uomo come lei, davanti a noi, in piedi, lui si alza e fa, beh Paolo,
guarda, Bertoldo e Cacasenno, un'ineleganza naturale mostruosa, un contadino, un idraulico vestito a festa la domenica, col tubo di cartone sotto il braccio, vegno da Venezia, ormai parla veneto. Non è presentabile. Ve lo immaginate, lui così entrare al collegio dei Gesuiti, al collegio dei Gesuiti. La più alta istituzione di filosofia naturale del tempo. E tra lui mette il tubo di cartone. Tutti questi astronomi, matematici, filosofi. Tra loro c'è Clavius, il più grande del tempo a Roma, Clavius il tedesco. Un uomo si avvicina al cannocchiale, ci mette l'occhio, è Clavius. Ora immaginate la scena, il barone dei baroni ha fatto il primo passo, che fanno gli altri? La corte si precipita, il successo di Galilei è totale. Si fa la gara a mettere l'occhio nel cannocchiale, non era scontato. Io voglio dire, l'astronomo occhio nudo, il lavoro lo faceva e col cielo aveva un bel rapporto, per Dio. Direi quasi spirituale, semplice. È tutto ragionamento, nulla artificio. L'attrezzo di Galilei è sfocato, ti mette a dura prova, ci bestemmi a usarlo. Voi sapete quel che dico. Immaginate il primo uomo che gli ha messo in mano un computer dicendogli vai che con questo risparmierai tempo. E lui per 10 anni successivi si diceva un giorno risparmierò tempo. Un conto è nascerci con le tecnologie, trovarle quando già ci sei. Un conto è arrivare dopo. La tecnologia dopo di te non è la stessa cosa. Si chiama riconvertirsi. La parola dice molto. Ma il cannocchial di Galilei è successo clamoroso, l'intera Roma lo festeggia alle feste, tranne i teologi, quelli stanno a guardare, lui sottovaluta, le rogne inizia subito nell'anno 12, un anno di successi Galilei, poi a Pisa come il suo discepolo Benedetto Castelli, gesuita copernicano, si mette a insegnare Copernico, scoppia la rivolta dei colleghi, ritturi, ritturi, si cambia programma. Cos'è quello vecchio che non va più? Sono 500 anni che lo facciamo. E chi me le paga le ore di aggiornamento sul programma nuovo a me? Ci si mette di mezzo anche Madama Cristina di Lorena, la mamma del Granduca, a dar contro al Galilei, dice Galilei non conosce la Bibbia, nel libro di Giosuè c'è scritto sole fermati nella valle di Gabaon, che le armate di Israele sconfiggano i nemici. Non è mica scritto terra fermati, è scritto sole fermati. La risposta di Galilei a Madama Cristina non è un capolavoro di diplomazia. Madama Cristina ha ragione. Dio non può aver mentito nella Sacra Scrittura, giacché quella è parola di Dio. Ma con questo vuol dire forse, Madama, che Dio avrebbe potuto mentire nel resto? Il creato, il libro di natura. Ma non è questa tutta opera di Dio, Madama, io credo Dio non abbia mentito nell'uno e nell'altro. Ma mi chiedo, non può essere che chi le scritture ha interpretato talor nel tempo si sia sbagliato, i teologi. Un prof di applicazioni tecniche? Che viene a dire a noi mio tesoro. Per questo si è fatto nominare filosofo, che lo sapeva che c'era da dar battaglia e lui non ci stava a farsi ficcare nello scaffale basso di matematica insieme a Copernico e allo Zwirner. No, per Dio. E allora ogni notte si va e si fa ricerca a trovare la prova che Copernico ha ragione. Che cerca? Fasi di Venere. Venere, puttana Venere. Perché te tu non fa le fasi regolari 28 giorni come fa tua sorella Luna? No, te tu ci metti mesi, Venere. Io qua fuori per te mi gelo balle, Venere, per te. E colpa tua, Venere, sono mesi che io non conosco più il monte tuo, o Venere. Poi le mattine.
c'è da rispondere a polemiche. 5 giorni a settimana il Galilei l'attaccano dalle cattedre, 2 giorni a settimana l'attaccano dagli altari, lui risponde 7 giorni su 7, è come il pronto intervento, e quando risponde il Galilei non misura le parole, tutto finisce in un fascicolone, qualcuno a Roma su di lui apre attività di dossieraggio, qualcuno si chiede ma questo Copernico che sempre il Galilei nomina, come si chiama l'opera, il libro di Copernico? Si chiama De Revolutionibus, Eminenza. Sarà pericoloso? Come mai non lo abbiamo messo all'indice? Ah, Eminenza, il De Revolutionibus giace tra le pratiche inevase della Santa Inquisizione. Ah. E da quanto tempo giace? 73 anni, Eminenza? Oh. E come mai giace? Lungaggini della giustizia, Eminenza. Cioè... Eminenza, se è un casino sto libro, non si capisce niente, ma non si può sollecitare, certamente Eminenza, facciamo martedì. Allora chiamano i teologi del Reis di Parma. Sì, perché sono infallibili, notoriamente. Gli danno il libro e gli chiedono, tecnicamente l'affermazione secondo cui sole sia centro del mondo e non si muove, terra non sia centro del mondo e si muove, è temeraria, eretica. E loro, allora, secondo noi, dopo un lungo approfondito esame, siamo in grado di affermare che l'affermazione secondo cui il sole sia centro del mondo e non si muove, terra non sia centro del mondo e si muove, per noi è temeraria e... erotica, eretica, quello. Un libro dichiarato temerario eretico non veniva bruciato, ma spesso semplicemente purgato delle parole difficili che venivano, diciamo così, cancellate, a volte ritagliate, di modo che venissero omesse dal discorso, ma nelle copie degli uomini di fede. No, questo è il topo, non è stato il Sant'Uffizio a mangiare. Il libro è del 600, ma l'opera è del topo. Gli uomini del Sant'Uffizio, gli uomini di fede, avevano accesso ai libri censurati, dove potevano ancora comprendere a fondo l'errore, l'orrore dell'errore. La dimostrazione di come il maligno aveva tentato con l'illusione della conoscenza anche menti eccelse. Insomma, i libri sono cosa pericolosa. Galileo è a Roma quando succede dalla messa al bando del libro di Copernico. È a Roma da un mese, sta chiedendo udienza all'uomo più importante di Roma, forse più del Papa, il cardinal Roberto Bellarmino, quello che ha fatto parte del giudizio a Giordano Bruno e che per questo forse è stato fatto santo. Il cardinale è uomo raffinato, colto, molto vecchio. È lui che ha fatto convocare il Sant'Uffizio il martedì, riceve il Galilei il giovedì. Non gli fa nemmeno aprire bocca, dice: lo so perché siete qui, Galilei. Il vostro libro, Nuncius. Sì, ricordiamo quando veniste a noi a Roma 6 anni fa, col vostro cannocchiale. So che cosa volete dirci, eppur si muove, ma... Galilei, mi spiace. È tardi. Se vi foste limitato a fare il matematico, forse tutto questo non sarebbe stato necessario. Se aveste ben inteso i vostri limiti,
e travaricato la vostra competenza. Non posso più nulla per voi. Come sapete, il Sant'Uffizio su quel libro si è già pronunciato, e in quanto a noi, Galileo, vi posso dir soltanto, credetemi, d'ora in poi, per tutti noi, meglio che Copernico sia soltanto un libro chiuso. Succede che certe idee diventino a volte mine vaganti. Se sbagli il tempo, sbagli tutto. Tu, Galileo, vuoi confrontare Copernico e Aristotele. Riformare Aristotele appar facile, ma non lo è. È stato battezzato, è pari alla Bibbia. La saggezza millenaria della Chiesa non vuole correre il rischio che qualcuno dopo Aristotele metta mano alle sacre scritture, dopo Calvino, dopo Lutero. Il Concilio di Trento ha sancito basta interpretazioni della Chiesa, lo capisci, Galileo? Non è il caso. No, non sembra capirlo. Galileo Galilei sembra del tutto sprovvisto di quel che noi diciamo senso della storia. Opportunismo, chiamatelo come volete, ma è fortunato, quello sì, perché 4 anni dopo l'ammonizione muore Bellarmino, altri 3 anni muore il Papa, e quando muore un Papa è quello nuovo, è un Barberini. Ricordate cosa si diceva a Roma? Quello che non hanno fatto i barbari l'ha fatto i Barberini. Che ci importa a noi il giudizio della storia? Il risultato si chiama Urbano VIII, è un papa astronomo, amico a Galileo, è il suo momento, gloria Galileo! Gli dedica il libro nuovo, Il Saggiatore, al papa nuovo, Bonifacio VIII, Urbano VIII, che ho detto Bonifacio? Urbano VIII, il papa lo gradisce, invita Galileo in Vaticano, e per una settimana il papa disdice appuntamenti e tutte le mattine le passa con Galileo a discutere nei giardini del Vaticano di fasi di Venere, macchie solari e della nuova idea di Galileo sulle maree, che secondo lui danno ragione a Copernico. Gli dice: papa, secondo te da cosa dipendono le maree? Il papa gli dice: le maree dipendono dall'influsso della luna. Ma dice: ma non fare il papa infallibile, ascolta me, le maree dipende dal moto di rotazione e rivoluzione della terra. Papa, ascolta, prendi un secchio, appendilo alla catena, fa muovere la catena, poi fa girare il secchio. Cosa fa il vino dentro il secchio? Cosa fa il vino dentro il secchio? Il vino gira più lento del secchio, e allora dopo un po' piscia fuori di là, piscia fuori di là. Stessa cosa fanno le maree con la terra. Le maree dice alla terra: io piscio di là, la terra gli dice: sta qua. E la marea: io piscio di là, no, sta qua, io piscio di là, no, dice il papa, è l'influsso della luna, no, è la rotazione e rivoluzione, no, è se non lo sapete voi dell'INFN, cioè, sulle maree ha ovviamente ragione il papa, e Galileo prende una delle sue cantonate brillanti. Ma l'immagine della discussione tra questi due è bellissima. Ma ve lo immaginate voi Ratzinger con Margherita Hack? A parte il rispetto dovuto a tutti e due per l'età che hanno, per quello che hanno fatto. Il problema è che non ci sono parole per una discussione così. Mancano. E questo è un far ridere. E manco al tempo era facile. Non l'è mai stato. Copernico resta chiuso, il Papa non cambia idea. E Galileo per 10 anni mangia merda. Sta basso. Poi, dopo 10 anni, esce
con una cosina di cui all'inizio vi ho mostrato una pagina e ora il libro intero. Eccolo. Ora conoscerete la figura. Dialogo sopra due massimi sistemi del signor Galileo Galilei, dunque il frontespizio. Note? Sì, come usava. È un'anastatica. Chi comprava il libro scriveva tutto a mano, in grafia sottile, sottile. Commenti sul libro stesso, si suppone, non ho letto. È per questo libro che lui è andato nei guai, è per questo libro che io sono finito qui, 1400 metri sottoterra, questa sera insieme a voi, a quest'ora. Un amico padovano qualche anno fa mi ha sfidato: dai, prova a fare il dialogo sopra i massimi sistemi in teatro, vedrai che bene che lo fai. Io gli ho risposto solo Dentro di me ho pensato prima: sì, però quel libro prima devi leggerlo. Mi sono detto Allora l'ho comprato, 16 euro, boia cane. Adesso lo spettacolo devo farlo per forza. Ho anche letto insomma, pagina 1. Poi sono saltato la 3, salto la 7, salto la 15, salto la 22. Ho un metodo, insomma. Cosa ridi? Con 100 anni di solitudine ha funzionato. Se parti da pagina 40, va come un treno. Le altre non servono. Il libro di Galileo no, ce l'ho ancora sul comodino. A un certo punto ho pensato, mi mancano le basi, se avessi fatto il classico come lei, non lo scientifico come noi, ho pensato, magari mi sbagliavo, forse ero distratto io, stavo rinunciando, non capivo niente. Allora, persa per persa, ho fatto un altro investimento, ho comprato l'opera Omnia di Galileo, altri 16 euro, poi a cane. Ho cominciato a leggere, ma fisica, proprio... Allora, alla mia età, se ti chiedono, ma cosa stai leggendo? In questi casi bisognerebbe rispondere, ma sto rileggendo Galileo. Chi è che ha mai letto Galileo? In tutto l'Abruzzo saranno 29. Il problema qual è? È che questi 29 non dicono agli altri che Galileo è bello come Dante. Io non ho niente contro quelli che gli piace Dante, ma a me piace Galileo, che scrive in italiano come Dante e in più ti dà delle vertigini che Dante non mi dà. Quali? Io leggendo Galileo, vi giuro, a un certo punto ho pensato, ma io capisco fisica? Come mai? Non sono mica andato a Lourdes. Galileo è una vertigine, ho pensato, spiega benissimo. I libri per gli studenti sono fatti in un modo straordinario. Ho pensato, ma se avessi avuto un prof così al liceo, mica avrei fatto sto mestiere, che a me non dispiace, ma qualche soddisfazione in più a me stesso e ai miei genitori all'epoca l'avrei data volentieri. Galileo si capisce tutto, tranne questo. Questo libro sembra scritto da un altro. Se quello è Mr. Hyde, questo è Jekyll. Non ci capivo niente. Gli amici, quelli che sanno tutto, mi spiegano, ma per forza, perché questo libro è sulla falsariga del dialogo filosofico dei greci. Io gli dico, guarda che io filosofia a scuola andavo bene. No, come matematica, a filosofia andavo bene. Quando non capivo una cosa, filosofia, io alla prof dicevo, è il materialismo dialettico, o sei politico, lo portavo a casa. Sei politico o sei mona, in questo modo Galileo non ne vieni fuori. Ci ho litigato con questo libro, non è questa la mia copia, la mia è distrutta, l'ho massacrato, ci ho litigato. E quando l'ho rotto ho capito. Ho capito che questo non è un libro, no signori, è una commedia.
Il teatro si può anche tenere a casa in libreria, ma va maneggiato con cura. Leggendo, ricordare che dentro ci sono i corpi, le voci, la testa, i paesaggi. Il teatro, se è teatro, sulla carta sciopa. E così è il dialogo di Galileo. O te lo immagini a voce alta o non ne vieni fuori. Ha il sound dentro. È una commedia come quella di Shakespeare? No, no, non è vero. Shakespeare è più bravo in commedia, per Dio, le fa con 12, con 16 personaggi se lui vuole. Il Galilei gliene bastano 3. E quale commedia tu fai con 3 personaggi? Questa. La commedia dell'arte italiana, il mio mestiere. Il mio mestiere è antico, come quello dei meccanici. Quindi non è il più antico mestiere del mondo. Il mio è datato. 3 febbraio 1545, Padova. Quel giorno 7 giovanotti vanno davanti al notaio a firmare l'atto costitutivo della prima compagnia di comici viaggianti che mai si sia vista al mondo. Da quel momento i comici professionisti come quelli ne dovranno scrivere di cose per spiegare alla gente perché bisogna pagarli gli attori per il mestiere che fanno. E altre cose avranno dovuto scrivere per spiegare alla gente che le signore attrici, per il fatto di salire sul palco, non per questo automaticamente sono meretrici. E ciclicamente in Italia qualcuno sta differenza bisogna rispiegarla. Io mi sono chiesto, come vi fo stasera qui il dialogo sopra due massimi sistemi? Mi sono risposto, in lingua madre. Vedo smarrimento nei vostri volti. Arduo compito mi attende, vi attende, figurarsi quelli a casa. Dici, ma con quelli che non capiscono la lingua, come ti regoli? Niente, penso che tanto, anche se legge il libro, capisce niente stesso. E dunque rischio. E mi cimento. E fa una scena sola, per non esagerare, detta dialogo della stiva. 3 personaggi, ho detto, uno lo fai tu, pubblico presente. Sei il padrone di casa. L'altri 2 li fo io. Sono i 2 filosofi che sono come 2 servi della commedia dell'arte, no? Avete presente quelli che tirano le randellate, ma filosofiche? Sì, ma fa male i stessi. Uno è l'aristotelico, l'altro il copernicano. L'oggetto della contesa, la terra. La terra è ferma o si muove? Dice l'aristotelico, ma certo che è ferma. L'ha detto Aristotele. Punto. Perché la pietra cade? Perché vuole tornare al suo posto. Adunque, se io prendo la pietra e sopra di me la lancio, sopra di me medesimo, poi spetto. Che mi dice l'amico? L'amico vero, l'amico mio de me, l'amico mio, l'amico che me ve, in quella situazione me ve, me dice occio. Descansate un poco, si no te sbusa la cabeça. Lo dice, ma se la terra si muovesse non lo dice. Perché tempo che la pietra sale, che si ferma, se la terra si muove, io 18 metri più in là farei. La pietra non in testa mia cadrebbe là. L'amico mi direbbe, guarda dov'è cascata. Questo non si è visto mai. E pensate inoltre alla tragedia di tutte quelle bestie che non tiene saldamente i piedi in terra, se la terra si muovesse, che sarebbe, ahimè, degli augelli. Prova tu a volare 1800 km al minuto. Un minuto ci riesci, poi ti estingui, caro. Per contrastare le tesi aristoteliche, il Galilei fornisce il copernicano di argomenti rubati a Giordano Bruno, ma non lo dice mai. Perché non lo cita? 2 spiegazioni. Uno, la SIAE. E 2, prudenza.
chiusi. Sereve su, chiusi dentro la stiva di una barca, un burcio, una peata, un mototopo, la barca di Noè, che è il caso che vuoi. Sereve su, sereve dentro, chiusi nella stiva che non si veda fuori. Portarsi dietro tre amici, un ballone. Perché? Perché così spettando non se si rompe i finfalli, va bene. Portarsi drio dei tocchi di legno, una pignatta piena d'acqua grande, portarsi drio dei pesci, ma vivi, che pesci, d'Alesso, che pesci, sardelle, bisate, moe, che polpi, pizze, basta. Non è la mia da comprarli, teme che, domanda, che pesci, te lo dico, basta. Portevi drio del vino, che vino, Merlot, perché? Perché mi piace a me, e quanto? Quanti siamo? Quattro, quanto stemmo? Due ore, cinque litri, dovrei bastare. Portevi drio una fiasca piena, una fiasca vuota, compagne uguali. Da ultimo portate dietro con voi un bussolotto pieno di bestie che vola, fastidiose, farfalle, mosche, zanzare, cattive, tigre, de più, leoni. Sereve su, sereve dentro nella stiva, metter i tocchi di legno in centro della stiva, metter la pentola pignatta sopra i tocchi di legno, buttare dentro i pesci, chi nua, chi va d'intondo, guardando, pensando, che cazzo femo, dove sei che semo, che cazzo femo, dove sei che semo, che cazzo femo, dove sei che semo. Appendere in alto la fiasca del vin, orizzontale, fare un buco sul tappo, quando la goccia casca mettere la fiasca vuota dove la goccia casca, perché? Perché se no mi incasso, va bene. Da ultimo mettere gli amici sui tre cantoni della barca, mettere voi al quarto canton e attaccare a far passaggi più possibilmente eleganti ma inefficaci, titin titon, titon titon, ischierda dereccia, dereccia ischierda, da popa prua, da prua puppa, davanti in drio, da in drio in avanti, titin titon, titon titin, titin titon, titon titin. Musicalmente regolari, che la distanza sia la stessa dei quattro cantoni. A ciò che manca, da ultimo, prendere il bussolotto delle bestie fastidiose e versere il stropolo. No, aspetta, qua siamo, è un laboratorio internazionale, qua a metà sarà svisceri. Come femo? Ve lo dico. C'è il bussolotto, and you open the stropolo. And you control the zanzares, go away, 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 broken the ball, broken the ball, democraticamente, in ogni canton della stiva. A questo punto che il mirabile equilibrio statico dell'universo è pronto, dite pur che mollino la cima, che cazzino la randa, che la barca vada, e finché la barca va, guai chi che la tocca. Che la barca la appia a muoversi di moto costante, senza sgorloni né frenate. E a questo punto con la barca in moto, le finestre chiuse, controllare che passando il ballone da ischierda alla dereccia sia sempre la stessa cosa che passarlo da indietro in avanti e non succeda che tirando il ballone con barca in moto, tum, siccome la barca intanto cammina, quel davanti si allontana, la barca, il ballone, non arriva mai, non arriva mai, non arriva mai. Che non succeda lo contrario, tirando dal davanti verso indrio, tum tum. Che quel che ciapa la bala dal dadrio, la ciapa in faccia perché intanto sen davanti, sen davanti, sen davanti. Che invece sia sempre noioso come prima, titin titon, titon titin, musical noioso, che dentro la pignatta i pesci continuano a nuare in tondo. E non si pia tutti fracai per la velocità contro il fondo della pentola dicendo oh che forte che dimmo, che cazzo che fimo, che forte che dimmo, che cazzo che fimo. E che il vino continua a pisciar dritto. E che da ultimo, dico purtroppo, ma dico purtroppo, le zanzare, non si andate tutti a sfracellarsi per la velocità tu, sul muro di fondo della barca, no, continua broken the ball democraticamente come prima. Con ciò avremo la dimostrazione che ogni cosa trasportata dal moto della barca continuerà il suo moto di prima, sin essere alterata dal moto di barca che tutto conteneva. Cosa vuol dire? Vuol dire che ha ragione signor Copernico, che anche se la terra si muovesse, a meno che non adaga un'accelerata o una frenata de colpo,
senza un riferimento esterno noi non ci accorgiamo. Avuta la dimostrazione, fate un piacere, ciapei fuminanti, accendere il fuoco, scaldare l'acqua, bere, mangiare i pesci e bere il vino, alla salute mia e di Niccolò Copernico. Ciao. Così. Reagiva. Chi leggeva Galileo? Perché il teatro ha bisogno delle voci. O ci metti gli attori o riesci a immaginartele da solo. Il libro di Galileo è un'arma micidiale contro il silenzio, è un'arma corrosiva, ha girato l'ostacolo, è uscito in maniera potente aggirando la censura, non so come è passato il libro, ce l'ha fatta. È in stampa. C'è scritto, il tipografo fiorentino l'ha fatto uscire da Firenze giusto prima che iniziasse la peste. Ahimè, sfortuna, però... succedeva, epidemie e carestie o guerre, diventare vecchi era un lusso. Il Galilei supera l'epidemia di peste, Firenze viene decimata, lui non muore, sua figlia muore poco dopo, lui sopravvive, ma non sa nulla del suo libro e lì si chiede solamente del libro che è fuori per l'Italia, ma io sarò in classifica o non sarò in classifica? 2 mesi dopo arriva la prima testimonianza, la prima recensione vera del libro l'ha fatta Tommaso Campanella da Roma, grande intellettuale italiano che ti fanno odiare a scuola. Gli scrive: il libro nuovo Galilei è bello, 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 bello. Io al posto suo cercherei un avvocato, ma è bello, 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 bello. Anzi, se vuole glielo faccio io l'avvocato, gli dice. E Galilei pensa, ma è stato 30 anni in galera, se ne intende? Sì, prendo lui. Dal Vaticano fa sapere, non serve l'avvocato, basta che venga lui davanti al Tribunale del Sant'Uffizio. Galilei manda certificato medico. C'è scritto ipovedente. Ma non è falso, è vero. 2 mesi dopo ho finito il libro, Galilei non vede più. Io credo, forse la peste, non so, però non fa bene guardare macchie solari, manco con 2 specchi affumicati all'occhio. Da Roma sono inflessibili, lo aspettano. Lui parte, ci mette, arriva che è finita la quaresima. Lo mettono in Saor, da noi si dice così, a purgare idee cattive per 40 giorni in salamoia. Poi una mattina lo svegliano, sì, si alzi, si vesta, l'inquisitore l'attende, ma dove mi attende? Al convento della Minerva. E dov'è? È di fianco alla chiesa del Pantheon. Ma non è dove hanno processato Giordano Bruno? Sì, conosce il posto. Oh, l'inquisitore giovane, si chiama Vincenzo Maculano, ma non è nemmeno cardinale ancora, è molto corretto, incontra Galilei, gli dice: Galilei, che avete fatto, che nessuno è fesso, che nessuno è fesso, e questo è un libro vostro. E gliene mostra una copia appunto tutta sottolineata, tutta corretta. Galilei dice: l'avete letto? Me l'avevo letto, sì. Tanta disubbidienza da voi, non si aspettava. Perché disubbidienza? Galileo, a voi non si era detto lasciate stare a Copernico? E voi che bel servizio invece che gli avete... No, Eminenza, io non fo servizio a Copernico. Io ho messo Copernico sullo stesso piano da Aristotele, che fosse il lettore a farsi l'opinione... Ma mente sapendo di mentire il Galilei? Ma voi vi ricordate la figura? Per Dio la ricordate? Sì, eccola. Da che parte si è messo Galileo? Ha perfin chiamato il filosofo aristotelico Simplicio. Dai, nomen, nomen. Gli ha anche messo in bocca le parole che il Papa gli ha detto camminando nei giardini vaticani. Il Papa l'ha saputo, si è incazzato.
mi fa fare la figura del coglione davanti al mondo. Non ha più amici il Galilei a Roma, è solo davanti l'inquisitor, ma non sorrende, non confessa, male, no? Giusto? Un tribunale dell'inquisizione vige presunzione di colpevolezza, o confessi tu o ti si fa confessare noi. Abbiamo gli strumenti, è legale, perché ti ostini? Ma stranamente forse l'inquisitore non tortura Galilei. Tanto riguardo perché è vecchio, 70 anni, o perché è l'uomo più famoso d'Europa, molto più di Giordano Bruno. Non lo so. So che Maculano a un certo punto quasi esita, torna dal Papa, gli dice: Santità, facitemi parlare a me da solo, così non va. E il Papa Urbano dice: va bene, vai, prova la via stragiudiziale. E allora Maculano fa uscire il notaio, fa uscire i testimoni, fa uscire tutti. Si chiude dentro lui con Galileo, sono 6 ore. Non si sa cosa si siano detti, non lo si sa. Quello che sappiamo per certo è che quando Galileo esce dice soltanto: sono stato frainteso. Che si rivela essere uno dei caratteri fondanti degli italiani. È soddisfatto del processo. Molto meno 4 giorni dopo. Sospetto di eresia. Sentenza: deve abiurare. Roma, 22 giugno 1633. Io, Galileo, figlio di Vincenzo Fiorentino, di anni 70, inginocchiato avanti a voi, cardinali inquisitori, giuro che ho sempre creduto a tutto quel che dice e insegna la Santa Chiesa. Dopo essermi stato intimato che dovessi lasciare la falsa opinione che sole sia centro del mondo e non si muove, e terra non sia centro del mondo e che si muove, dopo essermi stato ordinato di non parlare, insegnare, difendere né a voce né per iscritto questa falsa dottrina, contraria alla Sacra Scrittura, io ho scritto, pubblicato un libro in cui sostengo questa teoria apportando argomenti di molta efficacia in suo favore. Sono stato per questo veementemente sospetto di eresia, volendo levare dalla mente vostra, eminenze, questo veemente sospetto, con cuore sincero, fede non finta. Abiuro, maledico, detesto suddetti errori ed eresie, e giuro che per l'avvenire non farò, non dirò mai più cose per cui si possa avere di me simile sospizione. Ecco,
Io, Galileo, suddetto, ho abiurato, giurato, promesso. Bruciarono in faccia il suo libro. No, per lui niente carcere. Arresti domiciliari. Ma il testo della biura, letto in aula in ogni università del mondo cattolico, Galileo Galilei, Sputtanatus, a 70 anni, se ti butti giù, se ti buttano giù, non ti tiri più su. 70 anni, e Shakespeare, morto in disgrazia. No, in disgrazia, è morto da un pezzo. E Keplero è morto in disgrazia. Keplero morto in disgrazia. C'è solo lui vivo di quelli. Galilei vive a lungo, molto più degli uomini del suo tempo. Ma come? Cieco, sorvegliato a vista, non può insegnare, non può vedere gente, dove vuoi che vada? È finito. No. No, è qui il centro della storia. No, è per questo che valeva la pena d'arrivare fin qua. Per questo. È questo che serve a noi oggi. Quello che fa Galilei dopo la biura, tra i 70 e gli 80.
sputtanato. Perché dimostra un paese di vecchi e di sputtanati? Cosa possono fare i vecchi e gli sputtanati se non vanno in crociera? Che Galileo non si fa mettere in pensione di testa da nessuno. Fisica e astronomia, una vita. Astronomia caput, non ci vedo. Fisica. Fisica ne ha lasciata indietro tanta per strada. Roba fatta, mai scritta, da finire, da finire, da finire. E allora finisci prima di morire. Bel modo di chiudere la vita. Serrà le parentesi aperte. Lo fa. Rimette in fila il lavoro di una vita, dai primi studi. Poi tutto il periodo padovano. Ce n'è. Rifà gli esperimenti. Ma se è cieco, qualcuno vede per lui. Amorosamente. Su certe cose cambia idea. Su altre no. Certe cose che scrive sono giuste, altre no. Ma di tutto ciò che scrive, scrive come? Come? Come ho fatto a dire questa cosa? Ecco, così. Segna la strada, le briciole di Pollicino lo chiamano metodo. Significa chiarezza, simmetria. Un libro così non era mai stato scritto. È la prima nuova fisica dopo Aristotele. Qualcuno dice relatività galileiana, da lì parte Newton per la legge di gravità, da lì parte Einstein per la relatività. Qualcuno dice quel libro è pericoloso, quel libro lì, quello è il vaso di Pandora. Da quel libro nasce anche la responsabilità di Galileo di aver indicato la strada, una strada maledetta che ha portato l'umanità fino alla bomba atomica. Scusate, sto cercando di rendere anche fisicamente come sia improbabile immaginare Galileo che caca la bomba atomica. Non sto assolvendo nessuno dei presenti, né chi fa questo mestiere, né chi lo vuol fare. Scienza non significa denominazione d'origine controllata. Scienza non produce coscienza. Quello è un know-how che spetta a ciascuno. Se non ci lavori, non pensare di averne una. Ma non è questione di chi ci mette il cappello della denominazione d'origine sopra. Per Dio no! Come non vale la pena di mettere Galileo sugli scudi, così non vale la pena di fare il capro espiatorio. Per Dio no! È come dir soltanto, mandiamo assolto chi l'ha condannato. E diamo a Galileo le responsabilità sue, invece di ficcarlo dove ci pare. Che ne ha di grosse? Cosa ha fatto Galileo? Galileo ha ridimensionato la verità, dando valore al dubbio e togliendo l'errore dalla sfera del diabolico, restituendolo all'umano. Mi pare che ce ne sia abbastanza per condannarlo. Oh. Questo pensiero, noi oggi ridiamo, no? Di tutto quello che pensavano, la terra è fissa in centro, il sole gira intorno, lo so, le idee vecchie quando scadono, dopo fanno ridere, dopo, fanno sempre ridere dopo. Il problema è quando ci sei dentro, che ti ci sei abituato e siccome lo pensano in tanti, pare stupido non farlo anche tu. È un attimo, è innamorarsi e far diventare l'idea ideologia, un grumo di individualismo pratico, comodo, leggero.
Ogni tanto le idee invecchiano. Io non ho mai detto che Aristotele fosse sbagliato. Non ho mai detto che Tolomeo lo fosse. Ho detto inadeguato. Non è questione di esatto e di sbagliato. È che ogni tanto certe cose invecchiano. E quel che ti sembrava il futuro invece è il passato. Tocca cambiare idea ad ogni costo. E cambiare idea, credetemi, è un lusso. Serve ammettere l'errore, esercitare il dubbio. Serve un modo di pensare passato di moda. Serve quando un pensiero va in crisi. Sapete, nella remota ipotesi che alcun dei nostri pensieri andasse in crisi, che si fa? O si fa come Galileo, o ci si affida al mago. E chi è il mago oggi? Ma come chi è il mago? È quello che legge lo spread. Se abbiamo idee mobili, qualcosa lo dobbiamo. Alla direzione ostinata e contraria di quest'uomo di una vita intera. Perché non molla mai. E anche alla fine è grande. Come fa a uscire il suo libro dalla casa prigione? Niente visite Galilei, poi in Italia si fanno le eccezioni. Arriva un ambasciatore dei veneziani. Quando esce dalla casa il manoscritto del libro nuovo, esce dalla casa dentro le mutande dell'ambasciatore. Le suore di guardia avranno pensato, ah, che pacco. Quant'altra biancheria. Avrà dovuto cambiare l'ambasciatore, mutatis, mutandis, per portare il manoscritto fino in Olanda, perché per trovare qualcuno disposto a pubblicare il Galilei bisogna andare in un paese protestante a pubblicarlo in italiano. Per inciso, nel libro nuovo i personaggi sono gli stessi di quello vecchio, c'è ancora Simplicio, ma allora è recidivo, sì, ma aveva giurato, dovevano fermarlo prima. Ormai i libri di Galileo viaggiano, tradotti, non si fermano. Lui si ferma da solo, crepa 15 giorni prima di farne 80, ridendo, credo. Niente funerali. È in odore di eresia. Lo capisco, lo trovo un po' vendicativo, ma lo capisco, capisco il principio. Però credetemi, da quel che ho capito io di questa storia, di tutto, voglio dire, con quello che ha passato lui, non aver avuto il funerale deve essere quella che gli ha fatto traboccare il vaso, perché ci teneva a queste cose, lui voleva vedere chi veniva, insomma, che... E l'orazione funebre l'avrebbe voluta leggere prima, di sicuro. Chi l'avrebbe fatto? Tommaso Campano. Non c'è stata, non c'è stata. Non c'è stato il funerale a Galileo. Beh, per l'orazione funebre ho pensato che si può rimediare stasera. Poi il posto mi par giusto. Sarei contento di far l'elogio. Qui, come testo io, noi stasera... avremmo scelto Giordano Bruno perché non si paga la SIAE. Credo Bruno l'avesse scritta per sé. Se non le dispiace, noi questa stasera si dedica a lei. Galileo, se ci sei. Vado. Oh, ecco, quello che ha barcato l'aria, penetrato il cielo, ecco quello che ha discorse le stelle e trapassato margini del mondo,
e fatto svanire le fantastiche muraglie delle seconde, delle ottave, delle nonne, delle decime sfere dei vani matematici e dei filosofi volgari. Ecco quel che ha aperto chiostri della verità che a noi aprirsi possano, che annudata la ricoperta e velata natura, ecco quello che ha donato gli occhi alle talpe, illuminato i ciechi che non potevano fissar l'immagine sua da tanti specchi che da ogni lato gli si opponevano. Ecco quello che ha ridato la lingua ai muti, che non sapevano, che non ardivano esplicare intricati sentimenti. Ecco quello che ha barcato l'aria, penetrato il cielo, dicendo: eppur si muove.